Eccoci qua, amici di Live Social. Io sono Roberta e questa è Radio News 24. Entriamo nel mondo delle interviste, delle storie, delle passioni dei nostri ospiti e lo vogliamo fare grazie alla competenza del mio ospite che è in collegamento con me direttamente dalla Sardegna e parleremo di case e lo faremo con il dottor Giampaolo Spada. Ben trovato! Buongiorno, buongiorno radioascoltatori. Eccoci. Dunque, parliamo del suo lavoro. Da quanto tempo opera in questo settore? Ma io sinceramente ho un altro lavoro, sono un consulente tributario e seguo un altro aspetto, diciamo. Però mi sono dedicato al turismo 2 anni fa, mi sono addentrato più nello specifico 2 anni fa. Sono appassionato di turismo, un giorno diventerà la mia professione, di questo ne sono convinto. È stato un approccio, diciamo, un po' dettato da alcuni aforismi nelle mie letture nel tempo. In particolare una che mi impressionò sinceramente fu quella di Steinbeck. Quando parla di viaggi, le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. E io ho catturato questo, ho capito questo concetto, cerco di trasmetterlo agli ospiti in sostanza. E allora cerco di, diciamo così, di veicolare un'immagine un po' diversa di turismo, creando i presupposti naturalmente. Certo, quindi siamo nella bellissima Sardegna, esattamente dove? Sud Sardegna, vicino a Pula, in provincia di Cagliari, quindi naturalmente. Perfetto. Si affaccia sul mare, la struttura si affaccia sul mare, siamo a 5 minuti quindi dalle spiagge famose di Nora e Gubbaintedu, Sì? che magari agli ascoltatori non sono così conosciute, ma sono molto belle e incontaminate soprattutto. Siamo a 20 minuti da Chia, penso che sia conosciuta come Sì, località, certo. incontaminata anche questa. Il Sud Sardegna purtroppo non gode di un'immagine veicolata come dovrebbe essere. Sono d'accordo. Sicuramente si conoscono sicuramente gli aspetti magari del Nord Sardegna, ma non quelli del Sud Sardegna. E questo a me un Assolutamente. po' dispiace, faccio un po' di campanilismo Fa evidentemente, ma è bene, così. fa bene, deve farlo perché avete un mare che secondo me è meraviglioso, davvero. Assolutamente, assolutamente, niente da invidiare. Ho girato molto anch'io nei miei viaggi, quindi ho dei parametri di confronto e quindi posso dire da sardo sicuramente, ma anche con occhi magari diversi, che effettivamente la Sardegna offre moltissimo. Live Social.